Social gossip dalla chiacchiera di cortile al web pettegolezzo è il titolo del libro scritto dai sociologi Antonia Cava e Francesco Pira. L'opera ripercorre la funzione socio-comunicativa del pettegolezzo interpretando i media come spazio privilegiato del voyeurismo verbale. Cava e Pira sfidano il pregiudizio che lega il chiacchiericcio al frivolo, invitandoci a prenderlo sul serio. Attraverso l'analisi dei linguaggi televisivi e delle narrazioni del web, il libro restituisce l'importanza dei rumors come pratica collettiva che coinvolge l'intero corpo sociale nella produzione di significati. Abbiamo cercato di comprendere quali fossero i significati sociali di questo particolare tipo di interazione comunicativa e abbiamo scoperto che è un voyeurismo verbale, così lo definiamo, che ha grande successo. I punti di fascinazione di questa formula del racconto sono essenzialmente il fatto che si propone come una opera aperta. Il pettegolezzo è una storia partecipata. Nel suo passaggio di bocca in bocca, ciascun fruitore diventa autore di questo sentiero narrativo e questo è il primo punto di forza. Diciamo che una parte del volume è anche dedicata a studiare la spettacolarizzazione del pettegolezzo che diventa nei nostri palinsesti televisivi un vero e proprio nuovo format e che affascina profondamente tutti gli spettatori. Quindi l'obiettivo del volume è quello di condannare in qualche modo il pregiudizio che collega il pettegolezzo a qualcosa di frivolo, studiandolo come un'interazione comunicativa di interesse sociale rilevante. Oggi il pettegolezzo è sicuramente una forma di narrazione, lo è per i giornali, per la TV, per la radio, ma lo è soprattutto attraverso i social network. Nel nostro volume abbiamo cercato di lavorare attorno a due concetti, come anche il mondo del giornalismo, della politica, risponde alla sollecitazione del pettegolezzo, come il rumor diventa gossip e in questo passaggio che cosa può accadere. Il giornalismo certamente ha abbandonato quello che nel passato era una regola ferrea, pubblicare solo quello che è corroborato da verità e quindi avere una fonte certa. E oggi basta un rumor per creare una notizia e pubblicarla, anche perché i tempi si sono molto ridotti e c'è molta velocizzazione nel lavoro di redazione. L'altro aspetto che abbiamo esaminato è quello legato a che impatto può avere il gossip tra i più piccoli, quindi preadolescenti e adolescenti, con portali come per esempio ask.fm o anche un giro di notizie e di immagini attraverso Facebook, Twitter o anche Instagram.